Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Torna un fine settimana, così possiamo godercelo con gli amici e la famiglia. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è domenica 29 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Gemelli. Giornata tignosa e non solo per chi viaggia. Voglia di strafare, anche al di sopra delle vostre forze, come un'escursione in luoghi selvaggi o un percorso accidentato in moto. Velocità e sfida vi fanno sentire eternamente giovani e vincenti, praticamente quello che volete dimostrare a voi stessi, contro la realtà che invece vi va stretta, creandovi preoccupazioni e ansie difficili da gestire. Va così che passata l'euforia iniziale vi smontate sentendovi sconfitti dalla pesantezza delle stelle odierne, che invece di incoraggiarvi vi trattengono al palo. La luna pigra e pesante in dodicesima casa e il trio Sole Mercurio Marte abbacchiato in quadratura. Bandito ogni tentativo di svolgere faccende o dare una cena, sarebbe un fiasco colossale, un consiglio di familiari e amici più scafati di voi sarà sempre ben accetto. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Inventiva. Persone più giovani di te potranno esserti di grande aiuto. Rendetevi indipendenti dagli altri, siate più voi stessi e datevi le occasioni giuste per dimostrare agli altri di valere e di saper fare le scelte giuste. Vi sentite insoddisfatte, cupe senza sapere perché. Non lasciatevi prendere dall'angoscia e sappiate reagire ad ogni evento proporzionalmente. Oggi lavoro o studio lasciano desiderare. Cercate di concedervi un breve riposo e ritemprate le forze. Amici che vi cercano di sera per una serata gioiosa. Non perdetevi in inutili discorsi, in questo momento nessuno vi capirebbe, piuttosto rafforzate il vostro progetto e date fondo a tutte le vostre forze. Non lasciate che la barca affondi, se siete in rotta con il vostro partner o con la persona che amate, fate in fretta a chiarirvi e usate tutta la vostra diplomazia per convincerlo delle vostre ragioni. Se il vostro partner oggi vi sembrerà particolarmente egoista, sappiate che è perché siete voi a concederglielo. Bene le amicizie anche se alcuni amici vi daranno qualche preoccupazione. Curate di più la vostra persona e cercate dei buoni motivi per restare sempre in compagnia. Se state cercando un prestito cercate di valutare per bene tutte le clausole e le condizioni delle proposte che vi vengono fatte da banche e finanziarie. Scegliete solo dopo essere certi che è la proposta migliore. Per tutte si annuncia un miglioramento nella salute, e quindi più fascino. Belle occasioni di incontro in campo sentimentale. Cercate di ottenere dei buoni risultati a scuola o a lavoro, senza imporvi sugli altri e senza cercare scorciatoie, vi ripagherà l'onestà e l'impegno. Un briciolo di fortuna in più vi accompagnerà anche nelle iniziative di lavoro. Una dissonanza del team Marte, Mercurio, Sole in Vergine di Nettuno nei Pesci, specie se siete nati nella seconda e terza decade gemellina, vi comporta oggi qualche momentaneo alzarsi e abbassarsi del tono e dell'umore. Sarà perché le vacanze sono finite o si avviano verso una conclusione, sarà ancora perché non siete ancora riusciti ad entrare pienamente nel ritmo di lavoro quotidiano. Sta di fatto che la giornata non è di quelle particolarmente esaltanti per voi. Durante la giornata di oggi meglio prendersi qualche ora di relax, soprattutto quelli che hanno vissuto tutto in modo polemico negli ultimi tempi. Lavoro? Siete forti ma è meglio giocare bene tutte le carte a vostra disposizione. Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona in attesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo. Potete prendere come esempio positivo, l'atteggiamento che avete avuto negli ultimi tempi nei confronti della vostra famiglia. Cercate di mantenerlo anche nei prossimi giorni, in quanto ci sarà la necessità di aumentare il vostro legame.
Vi siete prefissi alcuni obiettivi ed avete bisogno del sostegno di tutti, non solo a parole. È importante avere intorno a sé un ambiente sereno e disponibile, per qualsiasi evenienza. Non fate affidamento solo su voi stessi. Domenica NIF con la Luna abbioccata in dodicesima casa insieme all'amico Urano, dove non alza un dito per darvi una mano, mentre il Sole, Marte e Mercurio vi danno contro con una bieca quadratura, causa di tensioni familiari e di un nervosismo fuori controllo. Lo stesso fa Nettuno alto nel cielo in quadratura, confondendovi mente e cuore. Amore ed Eros, famiglia al primo posto nei vostri pensieri, un po' tenera e un po' litigiosa, con un andirivieni di stati emotivi che stancano, disorientandovi. Quando genitori e suoceri intervengono nelle vostre faccende personali prendendo il timone della situazione, cominciate a vedere rosso. Controllate il linguaggio. Concentrati sui piaceri semplici. Non avere la sensazione di dover andare in terre lontane o essere costretto a impegnarti in costose attività per trovare felicità e pace. Renditi conto che tutto ciò di cui hai bisogno è più vicino di quanto credi. Un bisogno di comunicare, di comprendere e capire le esigenze della vostra dolce metà vi prende. È una fase in cui sentite il bisogno di maggiore unione, di rinforzo delle mete che la vostra coppia si sta ponendo. Se appartenete alla seconda decade del vostro segno, non forzate troppo la mano, Nettuno e Mercurio in angolo disarmonico con il vostro segno potrebbero rendervi involontariamente rigidi. Lavoro e denaro, oggi vi godete il dolce far nulla, eppure di cose da fare ne avreste, soprattutto a casa, dove il disordine regna incontrastato. Meglio per chi lavora in proprio e comincia a vedere qualche risultato, il guadagno è il movente che vi fa impegnare di più. Se il lavoro non vi riesce bene, forse è perché il settore non vi appartiene o non è quello giusto per voi. Un consiglio per uscire da questa situazione complicata? Guardatevi in giro. Concludete, con la vostra abilità e competenza, un impegno che vi era stato assegnato in precedenza e che vi aveva fatto stare un poco in ansia. Non abbiate fretta di ricevere subito riconoscimenti dai capi per quanto avete svolto con diligenza. Le conferme, senza escludere anche risultati di tipo materiale, non tarderanno ad arrivarvi. Benessere, chiamatelo pure malessere, a cominciare da possibili intolleranze alimentari che vi procurano gonfiori e mal di stomaco o addirittura l'abbiocco. Trattenetevi dal mangiare come alligatori senza nemmeno controllare il menù, il corpo è una macchina meravigliosa che va rispettata. Centrare te stesso deve essere parte del tuo programma quotidiano. L'esercizio fisico è un ottimo modo per farlo. Quindi gestisci attivamente la tua dieta, in modo da sapere cosa aspettarti da ciò che mangi. Per lei, non fatevi prendere dall'isteria solo perché non trovate le chiavi, con un attimo di calma la nebbia nella mente si dissolve, forse le avete lasciate nella toppa. Per lui, anziché perdervi nel classico bicchiere d'acqua, analizzate l'esperienza passata, scoprirete come destreggiarvi nei momenti no. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 4. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.